Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. È stato disposto l'esame autoptico per chiarire i motivi della morte improvvisa del 32enne a Rigutino. La titolare del fascicolo al momento di tipo conoscitivo è la PM Chiara Pistolesi. Il giovane si trovava nella propria abitazione, ma da alcune ore non rispondeva alle chiamate dei familiari. È stato il padre nella mattina di sabato ad andare nell'abitazione. Lì lo avrebbe trovato riverso a terra. Secondo alcune indiscrezioni, il decesso pare che risalisse ad alcune ore precedenti. A fare chiarezza saranno comunque l'esame autoptico, appunto, e gli accertamenti tossicologici che verranno eseguiti, come accade in casi analoghi. L'obiettivo è quello di capire cosa sia accaduto al giovane parrucchiere, molto conosciuto nella comunità di Rigutino, se effettivamente ad essergli fatale sia stato un infarto, come pare sia emerso da una prima ricognizione svolta all'ospedale San Donato di Arezzo, o se invece ci siano altre cause, appunto, della morte. E adesso parliamo invece dell'assalto al bancomat, alla filiale della BPR di Castiglion Fibocchi. Siamo nel Valdarno Aretino, i ladri hanno sradicato e portato via il bancomat. Il valore del denaro che si trovava all'interno della cassa è di circa 30.000 euro. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 3 del mattino. La sede si trova lungo via Sette Ponti. I malviventi hanno rubato due mezzi per mettere a segno il colpo. Un furgone è stato poi ritrovato sul posto. Hanno prima spostato due dei sei blocchi di cemento che si trovavano davanti alla sede del bancomat, poi con uno dei due mezzi hanno agganciato la cassa e l'hanno sradicata trascinandola fino alla sede stradale. Sull'asfalto ci sono ancora i segni, quindi sono scappati con la refurtiva. Il valore del denaro si aggira intorno ai 30.000 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno portando avanti le indagini. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini di videosorveglianza della banca. Vi sentite comunque meno sicuri? C'è qualche un po' di allarme? Molto, molto, perché c'è da aspettarsi di tutto. Nessuno sa mai la notte, la sera quando vai a casa cosa succederà nella notte, e questo l'abbiamo capito. Un fenomeno che si può contenere, chi ha indizi deve parlare. A dirlo è Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, parlando dei vari casi di furti in abitazioni che sono avvenuti negli scorsi giorni proprio nel comune di Castiglion Fiorentino. Secondo il primo cittadino, con un modus operandi particolare e ricorrente, colpi tra le 18 e le 20, appunto, del pomeriggio, a caccia in particolar modo di contanti. Nella foto che vedete, tratta proprio dai profili social del sindaco, si vede come i ladri abbiano messo sotto sopra questa abitazione. In molti casi, spiega Agnelli, la sensazione di chi ha subito furti nella propria abitazione è di essere stato seguito e controllato, magari con la complicità anche di qualche basista. Attimi di paura nello scorso fine settimana per un incendio che si è verificato all'interno della sala bingo di Arezzo. Attimi di paura sabato notte nel centro storico aretino. Un principio di incendio si è sviluppato alla sala bingo. È successo attorno alle 2 di notte. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia municipale. È stata anche temporaneamente bloccata via Guadagnoli. E i clienti sono subito usciti fuori, guidati ed accompagnati dal personale della struttura. I pompieri hanno lavorato a lungo per verificare esattamente le dimensioni dell'incendio, rimasto fortunatamente circoscritto, mentre gli agenti della municipale hanno chiuso e presidiato la strada. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita nell'incendio. Adesso invece parliamo dell'inflazione e del caro vita. In 12 mesi la spesa degli aretini è lievitata di 528 euro, è quanto emerge dall'ultima classifica stilata da Coldiretti Toscana sulla base dei dati dell'inflazione nel 2022, che colloca appunto Arezzo in cima alla classifica delle città toscane per la spesa più cara. A spingere l'inflazione a livelli record sono stati in questo 2022, secondo il presidente di Coldiretti Toscana Fabrizio Filippi, l'aumento dei costi energetici e di produzione, appunto, di alimenti. Al secondo posto della classifica della spesa più cara c'è Grosseto con 517 euro. E allora sicuramente sarà colpa anche dell'inflazione, ma i cosiddetti nuovi poveri aumentano sempre di più. A confermarlo è il Comitato Aretino della Croce Rossa Italiana.
Speravamo che dopo la pandemia i numeri fossero migliori, sono migliorati leggermente, però purtroppo ancora si parla di 160 nuclei familiari pari a circa 500 persone. Sono italiani e stranieri, sono aretini e non aretini, purtroppo sono tutte persone che si trovano in una situazione di estrema difficoltà. Dal pacco alimentare al pagamento di una bolletta, sono più di 500 le persone in difficoltà che hanno bussato alla porta della Croce Rossa di Arezzo per chiedere un aiuto. Una fotografia senza dubbio allarmante che riguarda anche i più piccoli. Sono famiglie che prima si trovavano in difficoltà, ora si trovano in difficoltà ancora più accentuate dovute ai rincari generalizzati che ci sono stati della normale gestione della vita di una famiglia. Quali sono le nuove emergenze? Generi alimentari e bollette? Generi alimentari, bollette, a volte anche vestiario. Noi cerchiamo di supportare per quello che possiamo tutte le famiglie che si rivolgono a noi attraverso i servizi sociali del Comune di Arezzo. Ecco, si parla di famiglie, dai vostri dati sono circa 500 le persone che hanno bussato alla vostra porta, il 10% di questi sono minori, sono giovanissimi, anche loro ovviamente in difficoltà. Sono minori fino all'età adolescenziale, a volte hanno difficoltà anche per avere il corredo scolastico per il primo giorno di scuola. In questo caso voi potete dare sicuramente una mano. Sì, anche quest'anno abbiamo fatto una raccolta con alcuni punti vendita qui della città di materiale scolastico e l'abbiamo devoluto interamente ai bambini che si dovevano apprestare a fare il loro primo giorno di scuola. È arrivato a Sambir il generatore donato dal Comune di Arezzo alla città ucraina. L'amministrazione ha risposto alla campagna promossa dal Parlamento europeo da Eurocities per l'invio di generatori e trasformatori di corrente destinati proprio a mantenere in funzione le strutture essenziali del paese in guerra, fornendo energia a ospedali, scuole, impianti di approvvigionamento idrico e altro ancora. Ci siamo immediatamente resi disponibili, ha detto il sindaco Alessandro Ghinelli, a provvedere all'acquisto e all'invio di un generatore. Ci siamo riusciti in tempi brevi, grazie anche alla collaborazione della città di Osviecim, con noi gemellata all'acquisto del generatore. Ha contribuito anche la Fondazione Guido d'Arezzo, un atto concreto ma anche simbolico che confida nella cultura quale strumento di pace. Parliamo adesso invece di maternità. Il servizio di rooming in, dice la ASL Toscana Sud-Est, non si mette in discussione perché è importante proprio per le giovani madri. Rooming in non vuol dire lasciare da sola la mamma, anzi vuol dire aiutarla in un processo naturale di relazione con il bambino. Prosegue il dibattito sul rooming in dopo il drammatico caso dell'ospedale Sandro Pertini di Roma, dove nella notte tra il 7 e l'8 gennaio nel reparto di ginecologia un neonato è morto dopo che la madre che lo stava allattando si è addormentata distrutta dalla stanchezza. È ovvio che se la mamma è stanca e chiede aiuto, questo aiuto deve essere fornito. Lasciarla da sola non vuol dire promuovere una sana relazione con il bambino, anche perché la sana relazione nasce dalla serenità della mamma. Una tragedia che ha subito sollevato la voce di molte madri. Noi parliamo della nostra come una civiltà. Ogni tanto mi prendono dei dubbi. Un schema culturale che vede una donna da sola con il proprio neonato non è uno schema culturale, naturale e sano. La pratica del rooming in permette alla madre e al neonato di restare insieme 24 ore su 24 durante la permanenza in ospedale subito dopo il parto. Si tratta di un servizio attivo da anni anche all'ospedale San Donato di Arezzo. In pratica il contatto pelle a pelle, il mammese, questo linguaggio particolare che naturalmente la mamma, non ci dimentichiamo i padri, usano per comunicare con il bambino, l'allattamento al seno che va promosso, ma lo sottolineo, non vanno colpevolizzate assolutamente quelle donne che non ce la fanno.
perché quello che conta è la sana relazione fra la mamma e il bambino. Questo permette un sano attaccamento, una sana costruzione di quella base sicura su cui ognuno di noi poggia i propri piedi per camminare nella vita. Gli studenti alla scoperta del teatro dalla doppia prospettiva attori e spettatori. La Libera Accademia del Teatro ha infatti rinnovato il proprio impegno nelle scuole con il progetto Allievi per Allievi, che tornerà a proporre un'originale formula rivolta proprio alle giovani generazioni per sviluppare capacità critica, attenzione e sensibilità verso i linguaggi della scena. Il progetto troverà il proprio cuore in due spettacoli al Teatro Pietro Aretino, messi in scena proprio dagli allievi, attori dei corsi junior. Il primo appuntamento venerdì 3 febbraio con Il Mercante di Venezia con la regia di Andrea Biagiotti. Giovedì 23 febbraio invece in scena Romeo e Giulietta del gruppo di Francesca Barbagli. Una notizia che riguarda i castori, perché lungo il Tevere sono molti gli alberi che si presentano così, come vedete in queste foto, incisi e scolpiti con geometrica precisione. Appunto sono le tracce evidenti della presenza del castoro europeo nei boschi della Val Tiberina. Le hanno individuate e fotografate i tecnici del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, impegnati nell'attività di monitoraggio dei corsi d'acqua per la prevenzione del rischio idraulico. Sui tronchi si individuano con chiarezza i segni appunto dei denti dei castori, sia adulti che piccoli, che probabilmente sono in azione da qualche anno. Intanto il consorzio si è attivato per una pacifica convivenza, afferma la presidente Serena Stefani, che vede l'intervento da parte del consorzio proprio di manutenzione ordinaria appunto in queste zone, in particolar modo la zona a valle della diga di Montedoglio. E siamo alla pagina dello sport. È stato un fine settimana decisamente negativo per i colori amaranto. Nei prossimi due servizi ripercorriamo allora che cosa è successo per l'Arezzo, sia maschile che femminile. Non ci siamo saputi adattare, ma non lo sappiamo mai fare. Noi quando la partita non la possiamo giocare sul piano del gioco, cioè quando il campo non lo permette, anche gli avversari ti saltano sempre le linee. Siamo stati capaci di adattarsi al loro modo, al calcio lungo, e i loro tre attaccanti praticamente ci hanno sempre messo in difficoltà su tutte quelle situazioni. Non siamo stati per niente bravi a riconquistare la palla e riandare. Sapevamo che la partita non era facile, perché sia loro stanno bene, poi la situazione, cioè il campo non ti permette di giocare, però non è un alibi assolutamente. Dovevamo essere abili noi ad adattarsi, però non lo siamo stati e abbiamo perso. Quando non possiamo giocare, quando non ci riesce, la domenica non ci riesce a far girare la palla bene, è chiaro, il campo aiuta, ci vuole il campo per giocare bene, per far girare la palla. Quando non siamo capaci di far quello, siamo una squadra che possiamo perdere anche in Terranova, cioè non c'è ombrello, anche in Terranova, ma cioè, loro hanno fatto una grossa gara, assolutamente, ripeto, non è un alibi, però è una constatazione, la constatazione è questa. Noi tentavamo di giocare, la palla andava su e loro me la rimandavano forte sotto l'ultima linea e noi non eravamo mai capaci di riacquistarla. I loro sei attaccanti molto bravi, hanno vinto la partita i loro sei attaccanti, tenendo palla lì e creando sempre qualcosa. Noi totalmente incapaci di riconquistarla, sta tutta qui la partita, non è facile, non era facile. Però con questo, ripeto, non sto assolutamente trovando alibi, assolutamente. Non è globale la cosa, non andiamo a cercare il singolo, si perdeva anche un Gardini in campo dall'inizio. Se la gara era questa e loro facevano così e noi non eravamo abili a riconquistare la palla da dietro, nei momenti che l'abbiamo fatto abbiamo fatto gol e altre cose, però sono stati l'inizio di secondo tempo e praticamente la prima metà di primo stava così, noi totalmente incapaci di riconquistare palla, è lì il problema. Sicuramente
un contraccolpo brutto, perché dopo la vittoria di Gavorraro eravamo primi, tutto mi sarei aspettato, ma non è un seguito anche questo, dopo Biancastagnaro stessa storia, un punto in due gare, dopo Gavorraro stessa storia, un punto in due gare, naturalmente ci sono anche problemi, non siamo bravi noi, non, forse la colpa è anche mia, non sono bravo a fargli capire, cioè è già la seconda volta che ci succede, capito? Cioè, con le squadre di Alta Classifica, però c'è un motivo anche lì, le squadre di Alta Classifica sentono tutte di giocare come te, allora qui deve essere bravo a andare oltre e non sei bravo. Dopo il miglior primo tempo della stagione, in cui l'Arezzo Calcio femminile ha giocato alla pari contro la capolista Lazio, le ragazze Amaranto cedono nella ripresa sotto ai colpi della formazione biancoceleste, che alla fine riesce a imporsi al comunale per 3-1. Al 26esimo vantaggio Amaranto con Ceccarelli, poi le reti della Lazio di Vulderdorf e Palombi. Il più grande dispiacere è proprio questo, aver visto un primo tempo come quello di oggi, chiudere la partita e perderla così, c'è grande dispiacere, perlomeno da parte mia. Abbiamo fatto bene il primo tempo, abbiamo creato, abbiamo giocato discretamente un buon calcio, chiudendo la Lazio, chiudendogli tutte le situazioni, ripartendo bene, avendo due o tre occasioni importanti, potevamo probabilmente chiudere il primo tempo anche 2-0. Il secondo tempo, come ci succede spesso, rientriamo, c'è, non lo so, forse un calo di attenzione, il primo gol proprio viene da questo, perché è una situazione che poteva essere già finita e chiusa. Nel momento in cui è partita si è innescato un meccanismo e abbiamo subito un gol, diciamo, alquanto non so neanche come commentarlo, perché era un'azione che non aveva avuto nessuna storia, mentre il secondo ha fatto un grandissimo gol e il terzo lo stesso, quindi lì c'è poco da dire. Quando una calciatrice fa un colpo del genere, diciamo che non è che ci sono grandi soluzioni o grandi situazioni tattiche per poterla contrastare. Dispiace perché la squadra ha lottato, ha corso, ha cercato di fare il massimo fin dai primi minuti. Sappiamo che la Lazio ha grande qualità, l'ha dimostrato. Onestamente oggi per la prima volta sono dispiaciuto, perché dopo un primo tempo così, onestamente speravo di tornare a casa con un risultato un po' diverso. Io credo che arriva il momento che bisogna anche guardarsi dietro, perché ora è arrivato il momento di fare punti, perché giocare bene sia importante, però dobbiamo far punti. Le altre ogni tanto vincono, è vero che hanno avuto, tra virgolette, sulla carta partite più semplici, ma partite semplici non ce ne sono, e quindi bisogna incominciare a fare dei punti importanti, perché se no diventa difficile, diventa dura fino alla fine. A volte perdere o fare qualcosa di buono e non riuscire a trovare i risultati, a volte può demoralizzare, e questo a lungo andare, sai, può portare un po' poco entusiasmo, che a volte l'entusiasmo aiuta ad avere un po' quel guizzo che magari quel numero 10 ha avuto in quel momento. Sì, è vero, poteva fare o non poteva fare, con il 6 facciamo poco. Potevamo fare sicuramente meglio in tutti i tre gol, questo sì. Quindi c'è sempre da migliorare, dobbiamo cercare di fare qualcosa di meglio sicuramente. Male per i colori Amaranto anche per quello che riguarda il basket, perché la scuola basket Arezzo ha perso contro il Quarrata. Priva di Lici e con Vasilovinovic a mezzo servizio febbre eccitante, l'AME Scuola Basket Arezzo alza bandiera bianca contro il CLS Quarrata, che dimostra, recuperati tutti i giocatori dagli infortuni, di essere una squadra di prima fascia in questo campionato. Le due squadre partono molto determinate da entrambe le parti, poi la svolta della gara con Quarrata che prende il comando delle operazioni. Nel secondo quarto gli ospiti costruiscono il parziale vincente, l'AME non riesce a reagire, così Quarrata gestisce il vantaggio senza troppe difficoltà, arrivando a toccare anche 22 lunghezze di vantaggio. Per due volte l'Amen sbaglia il tiro del meno 6 che avrebbe riaperto definitivamente la gara. Dall'altra parte Quarrata gestisce senza troppi patemi gli ultimi possessi, portandosi a casa una vittoria meritata ed importante per la propria classifica, con un punteggio di 83-73. Per l'Arezzo un passo indietro soprattutto a livello difensivo rispetto alle ultime prestazioni. Per domenica prossima ci sarà la trasferta di Siena Sponda Costa
Castone, un avversario molto diverso da quello affrontato nel girone d'andata, palla 2 alle 18 al Palo Orlandi. C'è da capire che con queste squadre qua, che sono più forti di noi, non ci possiamo permettere di regalare un quarto intero. Nel secondo quarto abbiamo subito 31 punti. Io lo dico dall'inizio dell'anno, purtroppo ancora troppo spesso non ci riusciamo. Noi siamo una squadra che deve vivere di difesa, non di attacco. Se concedi 31 punti, noi non ne abbiamo 31 punti in un quarto nelle mani, diventa veramente dura. Poi per fortuna c'è stata una reazione, è andata male perché comunque c'era 20 punti da recuperare, quindi non sono pochi. Testa alla prossima, ma cercando di capire che dobbiamo difendere. Se pensiamo di vincere le partite a livello offensivo, con le prime 6-7 squadre del campionato non possiamo vincere. Ed infine chiudiamo con due notizie che riguardano il mondo dei motori. Svelate oggi le 4 prove speciali del terzo rally Terra Valle del Tevere e Arezzo, seconda competizione rallistica di quest'anno in Italia e la prima su strada bianca. E allora, in ordine rigorosamente alfabetico, saranno Alpe di Poti, Battaglia di Anghiari, Cerbaiolo e San Salvatore che andranno a punteggiare il percorso complessivo fatto di 9 sfide. Confermato anche al rango tricolore per le vetture storiche che apriranno le partenze, la gara organizzata da Valtiberina Motorsport avrà di nuovo la validità internazionale. Ultima settimana di iscrizioni, sono aperte fino al 6 di febbraio, poi sabato 4 febbraio alle 11 nel contesto di Villa Gennaioli ad Anghiari, la presentazione ufficiale di questo importante evento. E ancora una rivoluzione per il team Rossi 4x4 che gareggerà con il pilota aretino Stefano Rossi sulle dune del deserto, con un motore che avrà un'alimentazione ibrida combinata con l'idrogeno. La scuderia aretina ha ufficializzato la partecipazione appunto all'impegnativa Carta Rally, una gara in Marocco con partenza il 12 marzo e arrivo il 18, dove sarà presente con un'assoluta novità in grado di abbinare risparmio di carburante, energie alternative e riduzione delle emissioni. Il Nissan Patrol, già guidato dal pilota aretino Stefano Rossi in 3 edizioni della prestigiosa Africa Eco Race, sarà infatti dotato di un dispositivo in grado di autoprodurre idrogeno che verrà immesso nel sistema di alimentazione e appunto, insomma, è davvero un unicum nel panorama nazionale. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio con i nostri programmi. Arrivederci.